Allora, dobbiamo andare via, andate via, perché hanno scoperto questo luogo che stiamo trovando e Bellrix non è più là. Cosa? Esatto, io sto fuori per faccende personali qualche giorno. Dove sono? Via. Non te lo posso dire. Va bene, mi raccomando. Sì. Ciao. Galgo, vieni, veloce, lasciamo questo posto. Galgo, come hai fatto a scoprire il nascondiglio di Bellrix? Anni fa ho regalato un bellissimo braccialetto a Bellrix. Peccato che lei non sapesse che fosse un GPS. Molto bene. Come l'hai trovata una volta, trovala di nuovo. Chiamiamo Richard. Ehi, Richard. Sì. Bellrix non si trova più lì. Ti dico di no. Hanno di sicuro trovato il braccialetto con il GPS. Me lo sento. Perché? Che è successo? Devi trovare il punto. Quel cazzo di punto in cui il GPS funzionava per l'ultima volta. Quando c'era segnale, fino alla fine. Secondo me devi trovarmi la casa più vicina, perché non posso, e ripeto, non possono essere amati lontani. Richard, devi farlo. Alza le chiappe e muoviti. Mi metto subito al lavoro. Galgo, ho trovato la villa. Ti giro subito le coordinate. Non ho alcun dubbio. Il gioco è fatto. Trench è fatta, amico mio. Ti vengo, ti prendo e si vola. We'll be right back.
trench. Hai visto? Che ti ho detto? L'abbiamo beccato. Richard ha fatto un lavoro incredibile. Ottimo, direi. Prepariamo la squadra. E i panini? Galgo. Sempre a mangiare, pensi. Comunque, hai visto che lavoretto che ti ho fatto? Abbiamo beccato il polpone. Dalla mano? Vabbè, non dalla mano. Domani mattina libereremo mia sorella.